politico, ma lui è un politico particolare perché in tempi non sospetti è stato sempre vicino a noi. Ormai da tanti anni ci segue le nostre battaglie, non è il solito politico verso il quale spendiamo parole anche dure e brutte. Dopo magari gli diamo due minuti. Più vicino al microfono. Ma io sono contento che procuratore ci riceva. Procuratore aggiunto. Però io dico che da questa assemblea parta un urlo perché si chiedono le dimissioni di Giuliano Amato, uno implicato nello scandalo del Monte Paschi di Siena, e se dobbiamo fare nomi e cognomi non può essere un giudice che rende legittime o meno le leggi. Come non è possibile in Italia, ed è la battaglia che come Confedercontribuenti abbiamo scelto di fare, che la Banca d'Italia sia di proprietà delle banche private. Dobbiamo lanciare una raccolta di firme in tutta Italia perché la Banca d'Italia ridiventi la banca a totale proprietà dello Stato, perché non può controllare ed essere di proprietà delle banche, appunto, che devono essere controllate. Noi chiediamo che venga recepita immediatamente la normativa passata 15 giorni fa all'Unione Europea che rende trasparente il rapporto fra utenti e sistema bancario, che esclude le penalità, che le vendite non siano fatte più ad un valore non congruo per estinguere i debiti. Queste sono battaglie su cui Confedercontribuenti non deroga e su cui, voglio dire, chiederemo il consenso di tutti. Chiediamo, lo chiedo anche ad un parlamentare che è stato nelle precedenti legislature, porca miseria, come avete fatto quella legge vergognosa sul tasso soglia, dove avete consentito alle banche di aumentare del 50%. Dobbiamo fare un'azione collettiva contro questi parlamentari senza coscienza che oggi stanno giocando solo e esclusivamente per fare gli interessi di questo sistema bancario che poi viene garantito in maniera bipartisan. Sul Monte Paschi non ci sono dubbi che non era solo un problema del gruppo di un partito del PD, ci stavano tutti e dunque c'è un sistema parlamentare che noi dobbiamo metterlo alle strette. Perché è vero che possiamo dire che la magistratura spesso non adempie o non ha la coscienza di fare le delibere così come si vogliono, ma è pure vero che questo gli viene dato allo spazio della legislazione, per cui è la politica responsabile di questo sistema vergognoso. Le cose dobbiamo chiamarle per nome e cognome, perché altrimenti quando ce la pigliamo solo con i magistrati che fanno anche degli errori, rischiamo di assolvere una classe politica che sta rovinando questo paese. Le cose si chiamano per nome e cognome. Io sono il presidente di una grande organizzazione, consentitemelo, che per primo nel 2011 presentò per stalking una denuncia contro il governo italiano e il Parlamento perché si suicidavano i cittadini. Ne ha parlato tutto il mondo, è venuta fino anche alla televisione iraniana a parlarne e a diffondere il problema che c'è in Italia. La stampa italiana ci ha censurati, la Procura della Repubblica di Roma ha tentato di archiviare e ad oggi dietro la nostra opposizione non è mai iniziata l'indagine. Questa è la battaglia che dobbiamo fare. Poi le grandi tematiche, sono d'accordo, la sovranità, forse monetaria, perché anche qui poi bisogna aprire i ragionamenti. Oggi dobbiamo fare un movimento concreto che giorno dopo giorno faccia finire ai mercanti che oggi dietro le disgrazie della gente si arricchiscono, gli avvocati senza scrupoli, le società che fanno business. Questo movimento deve nascere per bloccare anche questi fenomeni. Le agenzie debiti, le SDS, se vogliamo fare i nomi, tutti quelli che prendono fino anche il 25% sulle pratiche, fermiamoli. Allora facciamo questo grande movimento unitario, Confedercontribuenti c'è, ci siamo e mettiamo a disposizione le strutture che abbiamo in tutta Italia. Fino alla vittoria, quando 6 anni fa abbiamo iniziato con Equitalia eravamo 5 gatti, oggi credo che molte cose siamo riusciti ad ottenerli e non ci continuiamo a fermare. Perché questo paese non può essere governato né dai Befera, né dai Mastro Pasqua, né dai grandi manager bancari. Adesso deve essere, se ci dobbiamo riappropriare noi italiani.
con ragionamenti e proposte serie, se vogliamo che non ci sorridano, se vogliamo che non ci prendano in considerazione. Dobbiamo farli tremare, metterli all'angolo, perché questa classe politica, e mi dispiace purtroppo che appaia un qualunquista, è una classe politica che si merita grandi calci nel culo.